Ehi, tu, senti un po'? Senti un po'? Hai letto? Hai visto? Ricordatelo, non te lo dimenticare. Sei amato, mi importa di te. Ti amo. Salve ragazzi, come state? E a parte lo sfondo carino, ma l'intro è un po' strano. Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. In questo video volevo passare delle parole italiane che sono forse difficili da tradurre in inglese e parliamo come dirle in inglese, quindi iniziamo subito. La prima parola è invece di, più un verbo. Invece di si dice instead of, quindi se c'è un nome dopo, invece di mele, instead of apples, io voglio mangiare arance, I want to eat oranges. Instead of apples, I want to eat oranges. Instead of. È un po' più difficile quando c'è un verbo dopo, invece di fare, invece di andare. In quel caso in inglese mettiamo il verbo all-ing form, ing, ad esempio, invece di andare, instead of going, invece di fare, instead of doing, invece di ballare, instead of dancing. Avete capito? Quindi una frase come esempio. Invece di dormire tanto, devo lavorare. Instead of sleeping so much, I have to work. Avete capito? Andiamo a numero 2. Numero 2 è a parte quello oppure a parte questo. In inglese state attenti, potete dire apart from, accettabile, ma ve lo dico adesso, non mi piace così tanto, preferisco molto di più other than that oppure besides that. Quindi other than that, besides that, per dire a parte quello. Ad esempio, i funghi non erano buoni, ma a parte quello era tutto buono. Questa frase in inglese. The mushrooms weren't good, but besides that, everything was good. Un altro esempio. Quella parte mi ha spaventato, ma a parte quello ridevo sempre. Questo in inglese. That part scared me, but other than that, I was always laughing. Quindi una volta ancora, a parte quello si dice other than that oppure besides that. Apart from, accettabile, ma restiamo con queste due. La terza parola è un po' più difficile ancora. Parliamo di nonostante in inglese. Ragazzi, per dire nonostante in inglese, la traduzione più giusta sarebbe despite. Quindi, nonostante la distanza, la nostra relazione funziona. Despite the distance, our relationship works. Attenzione, se volete dire nonostante più un verbo, è forse più comodo usare even though. Quindi, nonostante tu sia bellissimo, non mi piaci. Even though you're beautiful, I don't like you. Even though, perché even though rappresenta la realtà. Even if è una possibilità, ma la realtà è even though. Quindi, even though you're very good looking, I don't like you. Non sei il mio tipo, you're not my type. La quarta parola è abbastanza, che generalmente in inglese diciamo enough. Ad esempio, non c'è abbastanza tempo, there's not enough time. Oppure, tu non sei abbastanza bello per questo programma. In inglese questo sarebbe, you're not beautiful enough for this show. Notate dove ho messo enough, dopo l'aggettivo. Invece, se vuoi dire che una cosa è abbastanza carina, puoi mettere pretty prima dell'aggettivo. Quindi, tu sei sì abbastanza bello per dire alquanto bello, per dire più di un po' bello, ma non bellissimo. Tu sei abbastanza bello, you're pretty good looking. Oppure, è abbastanza buona questa cena. This dinner's pretty good. Quindi usiamo pretty per dire, diciamo, un po' più di alquanto, abbastanza. Invece enough, stiamo più parlando di una quantità e enough va dopo l'aggettivo. Pretty va prima dell'aggettivo. Quindi, non sei abbastanza bravo, in inglese si dice you're not good enough. Sei abbastanza bravo, si dice you're pretty good. Avete capito? Andiamo avanti. La prossima parola è mentre, che generalmente di nuovo in inglese si dice while. Quindi, mentre facevo la lavatrice, mi sono lavato i denti. While I did the laundry, I brushed my teeth. Oppure, facevo i miei compiti mentre ascoltavo la musica. I did my homework while I listened to music. Mentre ha un altro significato però. Ed è simile a invece, forse. Ad esempio, a me piacciono tanto i carciofi, mentre alla mia ragazza non piacciono. Per
per dire questo in inglese è ancora accettabile while, quindi I like artichokes while my girlfriend doesn't like artichokes, va bene, è molto più carino e anche sembrerai più intelligente se usi la parola whereas. Ad esempio, io sono alto così, mentre mio fratello è alto così. I'm this tall, whereas my brother is this tall. Avete visto come funziona? Whereas è una parola molto intelligente, eppure abbastanza comune, quindi va bene usarlo. Usatelo mentre whereas, mentre while. Ok. E ragazzi, l'ultima parola è altrimenti, che generalmente si traduce con otherwise. Ad esempio, ho perso l'autobus, altrimenti sarei stato qua puntualmente. In inglese si dice I missed the bus, otherwise I would have been here on time. Un altro esempio, se ti piacciono i film horror, ce ne sono tanti. Altrimenti ho anche un po' di libri che puoi leggere. Questo in inglese. If you like scary movies, I got a lot of them. Otherwise, I got some books that you can read. Quindi ragazzi, abbiamo finito qua. Spero che questo video vi sia stato utile. Se è stato utile e vorreste ringraziarmi, in tanti lo state facendo ultimamente, sono veramente molto grato. Ho un link PayPal per contribuire alla causa di imparare l'inglese. Lo potete vedere sotto, sono molto grato. Grazie mille per qualsiasi contributo che mi fate. Per il resto ragazzi, è stato un piacere. I will see you next time.